La giornata di oggi è la giornata di alto livello politico e conclusiva della due giorni su questa conferenza che ha riguardato la strategia del mare, per cui la Blue Economy, fortemente voluta dalla Commissione Europea e dall'Unione per il Mediterraneo. È presente qui a Napoli il segretario generale Sigilmassi, che incontrerà anche la Presidente del Consiglio regionale tra poco, e poi merita menzionare la presenza del commissario europeo per la pesca, l'ambiente, che è fortemente investito in questa strategia del mare, ma diciamo il coronamento e la presenza dei ministri degli altri paesi dell'Europa mediterranea, per cui tanto la sponda europea, che cioè è rappresentata dall'Italia, dal Portogallo, la Spagna, quanto la sponda sud, abbiamo la presenza dei ministri marocchini, libici ed altri, che convergono qui per firmare una dichiarazione che verrà una dichiarazione politica sulla strategia del mare, ma soprattutto per segnalare l'importanza delle regioni e del coinvolgimento diretto delle regioni che rendono operativa la strategia del mare. Da qui nasce anche il forte attivismo della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime, qui presente, e che ha coorganizzato questi 12 workshop che hanno messo l'accento sulla pesca, la portualità, l'ambiente, l'innovazione tecnologica, temi sui quali il Mediterraneo e gli attori del Mediterraneo cooperano. E la spinta, l'intendimento di questa conferenza era rafforzare la cooperazione anche tra sistema pubblico e privato, per cui il mondo della ricerca, il mondo delle imprese e tutto il resto che grava grazie alla spinta delle autorità regionali e nazionali. Oggi è stata una giornata molto importante, abbiamo avuto l'opportunità di presentare il cluster tecnologico nazionale sulla Blue Grow, che ha sede in Regione Campania e in cui la Regione Campania ha avuto un ruolo molto importante per la promozione e per l'aggregazione dei diversi stakeholders. La nostra è una regione a vocazione marittima, abbiamo un potenziale di ricerca, di innovazione e un ecosistema di imprese e anche di start-up che lavorano sui temi della Blue Grow, e quindi avere uno start-up in una dimensione così importante con la presenza dei rappresentanti dell'Unione Europea e di tanti paesi del Mediterraneo è proprio partire col piede giusto.